Il 3 giugno 2011 si è tenuta l'inaugurazione della mostra Il giovane Tiepolo, la scoperta della luce in Castello a Udine. L'esposizione svela 33 opere del pittore realizzate tra i 18 e i 25 anni, che ci raccontano il genio nella sua giovinezza. Il tutto si inserisce all'interno di un progetto, Udine Città del Tiepolo, giunto alla sua terza edizione, che prevede, dal mese di giugno al mese di agosto, un programma assai ricco e variegato. I visitatori potranno osservare tele e disegni provenienti dalle prestigiose collezioni pubbliche e private internazionali. Le opere sono esposte nel Salone del Parlamento del Castello di Udine e saranno visibili a partire dal 4 giugno fino al 4 dicembre 2011. Presso la Sala Iace si è tenuta la conferenza alla riscoperta del giovane Tiepolo. Presente uno dei massimi studiosi del pittore, che attraverso l'illustrazione di alcune opere ha ripercorso il periodo d'attività artistica di Giambattista Tiepolo, antecedente al soggiorno udinese del 1726, dando inoltre la possibilità ai presenti di soddisfare le curiosità più varie. Sono qui a Udine per fare questa conferenza e molto contento nell'occasione della mostra di Tiepolo Giovane e la riscoperta della luce di questo giovane e importante pittore. La mia conferenza stasera cerca di guardare Tiepolo in una nuova ottica, cioè di solito si vede che il suo alunnato, gli anni di studio presso la bottega di Gregorio Lazzarini, che non aveva peso. Devo dire che anch'io 20 anni fa avevo scritto questo in un libro su Tiepolo. Però direi che ormai, riguardando la situazione e soprattutto da pensionato, vorrei essere più dolce nei confronti del vecchio maestro di Tiepolo, di Gregorio Lazzarini, e ho deciso di riguardare la situazione. E allora spero con questa mostra di mettere in rilievo il rapporto fra il giovane artista che comincia la carriera e la vecchia tradizione veneziana e la tradizione pittorica veneziana del 5 e del 600. I prossimi appuntamenti saranno presso il Teatro Giovanni da Udine venerdì 10 giugno alle ore 20:45, le quattro stagioni e grandi concerti della Scuola Veneta. E sabato 11 giugno alle ore 21 e 22:30, presso il giardino di Palazzo Patriarcale, il dialogo tra il Caravaggio e il Tiepolo, con un intervento dell'avvocato Goldoni.